Questi sono pericolosi, vedi? Questi si prendono con delicatezza. Questi stanno, questo è spolettino, vedi? Sì. E questo è un certo pericolo, bisogna prendere con molta delicatezza. Si è calcolato circa 9 mesi di lavoro di bacche in questa zona qua, perché questa zona è naturalmente fino a 1300 metri in giù, cioè continua. Ora la zona concentrata è questa, però e poi ci sono altre zone che sono meno, che se si cammina più veloce, perciò in 9 mesi penso che si fa. È molto pericolosa perché ci sono ordigni spolettati, già incidenti sono successi da bambine che sono morti per causa di questi ordigni, e poi la gente gira tutto attorno a queste cratere perché per andare a Rio fa una strada abbastanza lunga, invece una volta già bonificata la strada accorcia, è un benessere per la popolazione di questi bairro. E oltre che il terreno una volta bonificato può essere dato come coltivazione. Alcune spolette del 60 del mortaio, queste sono proiettili, sì. Tutte proiettili, bombe da mortaio da 60 mm, bomba da mortaio da 100, poi granate del PG7 e alcuni pezzi dell'SA-17 del missile. Sì. Dietro di te? Dietro di me sono bombe da mortaio da 81-82. Tantissime. Poi del cartucciame munizionamento da 23, 17 e 7. Questi sono ancora dentro i box. Questi sono proiettili granate, 100, 120. Sì. Questo è il rocket dell'M21, sempre bombe da mortaio. Queste sono delle granate che vengono lanciate a mano, a carica cave contro carri armati, contro... Queste sono delle bombe a mano, delle granate, l'F1 e l'MK. F1 e l'SG-O. E questo è un proiettile ancora sconosciuto che cerco di identificare, questo qua. In quanto tempo avete raccolto questo materiale? Questo in 4 giorni. In 4 giorni? Sì. In 4 giorni, ma è una cosa spaventosa. Sì, sì, ce ne sarà tanta ancora da raccogliere. Adesso possiamo pure coprire e prepararci per il brillamento, ok? Forza, copri. Acceso. Ok. Questo qui è la miccia spia. Sì. Va, chiudi la portiera. Chiudi la portiera che andiamo. No, però aspetta.